Eccoci, benvenuti e benvenute. Siamo qua per una nuova diretta. Era in realtà un po' che non ci facevamo vedere perché dopo il mese della scienza, diciamo così, di febbraio abbiamo avuto tante di cose di cui occuparci, però ora siamo di nuovo qua e oggi saremo qui in particolare per una diretta molto interessante con una ricercatrice che ora ci parlerà di una scienza abbastanza inusuale, che di solito non trattiamo molto su questo profilo, ma ci tenevamo molto invece ad affrontare questo argomento. Ora aspettiamo che arrivi, così ci manda la richiesta di partecipazione. Eccola qui. Dovremmo quasi esserci. Eccoti, Eccomi, ciao, salve Noira, ciao, benvenuta, grazie. finalmente. Benvenuta a casa Shiso Scientist. Come stavo annunciando prima, appunto, era un po' che non ci facevamo vedere da queste parti in diretta, in particolare, anche se comunque in questi giorni avevamo anticipato già qualcosa sull'argomento di cui parleremo oggi. Però, visto che tu sei qua, io partirei subito in quarta perché abbiamo tantissimi argomenti di cui parlare, la nostra scaletta è molto lunga e quindi Grazie. non voglio rubare altro tempo e anzi voglio lasciarti il più possibile il palco. Allora, ci siamo già detti in questi giorni con appunto chi segue questo profilo che avremmo trattato una materia che da queste parti effettivamente non abbiamo mai approfondito. Abbiamo anticipato qualcosa, i nostri follower sanno che parleremo di demografia e quindi la prima domanda che ti faccio è intanto di presentarti, ti chiedo di presentarti così i nostri spettatori sanno con chi stiamo parlando e poi mi piacerebbe tanto che tu, visto che sei una ricercatrice in demografia, spiegassi che cos'è questa scienza, di cosa si occupa e soprattutto anche poi parleremo di quello di cui ti occupi tu. Quindi prego, vai. Ok, grazie. Guarda, innanzitutto voglio ringraziarti anche per la possibilità di raccontare la demografia qui sui social, che è una cosa non così usuale. Infatti, quando ho deciso un po' di sbarcare su Instagram, tutti mi dicevano: "Ah, la demografia su Instagram", però mi sono resa conto che c'era un vuoto, ma di questo poi ne parliamo. Allora, sì, io sono una ricercatrice di demografia, lavoro all'Università della Calabria. La demografia, lo hai anticipato benissimo anche tu nelle stories di ieri, è una disciplina quantitativa che utilizza gli strumenti statistici per analizzare i fenomeni di popolazione. Ora, solitamente quando pensiamo alla demografia viene in mente a tutti un po' i servizi demografici, sai, degli uffici comunali, quindi quelle cose che hanno a che fare con la registrazione delle nascite, dei decessi, degli iscritti e dei cancellati. In realtà la demografia è molto più di questo, la disciplina si è evoluta molto nel tempo e in pratica oggi ci occupiamo di tutto i fenomeni che hanno a che fare con le popolazioni umane. E ti devo dire che i temi sono talmente tanti che anche la demografia si articola in un po' di sottosettori, diciamo. C'è la demografia sociale che si occupa un po' più della famiglia e delle tematiche sociali, invece quando sono molto coinvolte le variabili economiche, mercato del lavoro, eccetera, c'è la demografia economica, ma ci sono anche filoni molto nuovi sui quali anche io stessa sto lavorando, che sono la demografia digitale e computazionale, cioè con l'uso dei famosi big data oggi ci muoviamo tutti verso questa data science. Andiamo sostanzialmente ad analizzare i fenomeni, non più basandoci solo sui dati soliti che conosciamo, ma anche utilizzando i dati dei social per studiare, ad esempio, l'atteggiamento rispetto a un fenomeno demografico. Quindi è importante vedere assieme la fecondità, ma anche le opinioni o le intenzioni di fecondità, per avere un quadro anche più completo di quelli che sono i fenomeni. Quindi è una disciplina, io lo dico sempre, forse sono di parte, che dovrebbe essere molto più presente anche in tutti i dibattiti Esatto. politici, quando si parla di implicazioni di policy, quando si parla di programmazione economica, non si può prescindere dalle variabili demografiche, anche perché abbiamo avuto ragione rispetto a una serie di cose già dette 30 anni fa. Insomma, 30 anni fa i demografi delle vecchie generazioni avevano già previsto questi livelli di invecchiamento demografico, questa transizione demografica che poi si è realizzata, in effetti.
Le voci sono rimaste inascoltate e ci troviamo oggi a dover appunto gestire i problemi derivanti da queste dinamiche demografiche. Esatto. Tra l'altro, cioè, diciamo così, è una scienza di cui sentiamo parlare tantissimo, però appunto, come ti dicevo, anche noi nella nostra community di scienziate che abbiamo conosciuto più spesso, la figura della demografa non l'avevamo ancora incontrata. Allora io ti chiedo proprio come curiosità personale, come ti è venuto di studiare questo tipo di materia? Perché mi viene da dire, insomma, molto spesso la gente dice, ero affascinata dal fatto di scoprire, che ne so, la vita, il DNA, eccetera. Com'è che ti sei appassionata alla demografia e alla statistica, a tutto quello che comporta, insomma, questa materia? Guarda, ti dico intanto, prima di rispondere alla tua domanda, ti dico perché non ti era capitato di parlare con o di sentire parlare tanti demografi, perché in realtà siamo a livello accademico una delle comunità scientifiche più piccole, perché noi rientriamo nel gruppo nella comunità scientifica degli statistici, ma siamo un gruppo piccolo. Pensa che adesso non ho il valore esatto, ma saremo attorno a 100, poco più di 100 in tutte e tre le fasce in tutti gli atenei italiani, quindi siamo veramente una nicchia, per cui è molto difficile, insomma, non abbiamo questa presenza capillare. Allora, ti dirò che io mi sono appassionata alla demografia, secondo me perché avevo un'inclinazione naturale verso l'osservazione, cioè proprio una caratteristica mia personale, l'osservazione di quello che accade attorno a me. E quando ho studiato questa disciplina, io mi sono resa conto che in realtà raccontava le cose che accadevano attorno a me, quindi nel mondo, non come singoli eventi, quindi il singolo matrimonio, la singola nascita, ma come fenomeno complessivo. E me ne sono innamorata perché la vedo come una disciplina che è quantitativa perché utilizza gli strumenti della statistica, ma è a cavallo di tante altre discipline, cioè non si può fare, non si può scrivere un paper di demografia se ad esempio non conosci tutte le teorie sociologiche oppure il contesto storico nel quale quel fenomeno si estrinseca. Quindi c'è anche un grande lavoro di un collettore, diciamo, anche di tante altre discipline, perché se fai demografia devi avere anche idea di tutto quello che ci sta attorno a quel fenomeno demografico. E mi sono innamorata proprio di questo, di questa possibilità di raccontare, la società attraverso gli strumenti statistici. Ottimo, eh sì, infatti effettivamente quello che dici è assolutamente bellissimo, cioè questa trasversalità di ambiti che devi mettere insieme e noi forse a volte lo diamo un pochino per scontata e in realtà è difficilissimo, mi viene da dire, mettere insieme tutte queste informazioni e poi trarre diciamo così, una visione d'insieme. E adesso ti faccio però quest'altra domanda, perché tu prima hai anticipato leggermente questo argomento, però poi appunto giustamente l'hai rimandato a un momento successivo, però come ti è venuto invece, tu sei sbarcata da poco su Instagram, mi dicevi, per fare divulgazione su questo argomento e anche qua, insomma, persone che fanno divulgazione sulla demografia non ce ne sono tante, quello che mi viene da dire è anche sempre molto che angolazione scegli per raccontare le cose. Ma qual è stata la cosa che ti ha spinto di più a intraprendere questo percorso di divulgazione su Instagram in particolare? Guarda, ti dirò, io ho fatto sempre tanta divulgazione, anche prima, ma la facevo sui territori, quindi andavo in giro dove mi invitavano a raccontare, come per esempio ho fatto nel post di ieri sugli stereotipi, sulle migrazioni o sugli sbarchi, andavo a raccontare un pochino come in realtà erano i fenomeni raccontati attraverso i dati e le evidenze empiriche e non attraverso il sentito dire, la percezione individuale, lo stereotipo, eccetera. Mi sono resa conto, poi in particolare con la pandemia che ha di fatto limitato questa mia possibilità di andare in giro nelle scuole, nelle occasioni, sul territorio, quindi avevo io una grande rete, sul territorio, mi chiamavano da tante associazioni, da tanti enti, eccetera. Mi sono resa conto che mi mancava veramente quel contatto e che potevo anche fare un passo oltre, cioè di provare a raccontare su Instagram.
I fenomeni demografici e la realtà. Diciamo che sul blog a volte racconto un po' i risultati delle mie ricerche, anche se c'è un po' di differenza tra il lavoro scientifico vero e proprio, poi magari avremo modo di dirlo, e invece il post più divulgativo che mette assieme un po' di dati aggregati. Però sto facendo un po' e un po', quindi quando c'è una notizia magari che mi colpisce particolarmente, allora io raccolgo un po' di dati e provo a raccontarlo attraverso i dati. Cerco sempre di astenermi dall'esprimere un'opinione personale, ma anche se poi è sempre difficile, ecco, non farsi coinvolgere anche in quello che si scrive, anche perché se il dato mi suggerisce un'evidenza empirica, io tendo sempre a dire che le cose stanno in quel modo. E quindi faccio un po' e un po' racconto le mie ricerche, ovviamente in maniera anche accessibile a tutti, perché poi la ricerca scientifica utilizza degli strumenti nel mio settore diversi, diciamo, dall'analisi descrittiva, e un po' a volte racconto i fenomeni sociali con un po' di statistiche, anche perché ti dirò, mi sono resa conto anche di un'altra cosa, che noi abbiamo tantissimi dati in Italia, perché l'Istat fa veramente un lavoro enorme, così come ci sono anche altre fonti, ci sono dati praticamente su tutto, ma in molti non sanno veramente dove accedere, perché è talmente vasta la produzione scientifica dell'Istat che magari uno pensa che, non so, sugli stereotipi di genere, su cui ho scritto 2 settimane fa, non ci siano dati. In realtà vai a vedere e ci sono, anzi ci sono anche degli anni precedenti, delle informazioni. Quindi mi piace anche andare a tirare fuori un po' questi dati che altrimenti nessuno troverebbe su fenomeni demografici, ma anche su fatti di attualità. Quindi non so, io ho parlato anche dei dati sui femminicidi, perché quando mi sono resa conto che a fine febbraio eravamo già a un numero di femminicidi altissimo, allora ho tirato fuori dati e li ho messi in un post. Quindi quello che mi ha mosso è questo, un po' lavorare su questo scardinare luoghi comuni, stereotipi, pregiudizi e raccontare la realtà attraverso i dati e le evidenze empiriche. Brava, ed è una cosa che fra l'altro noi adoriamo perché anche quando parliamo appunto di gender gap e poi ti faremo, insomma, ti farò anzi qualche domanda su questo e ci rendiamo conto che se non porti dei dati, delle evidenze, rimane tutto ad un livello troppo discorsivo, troppo generico, troppo da chiacchiera da bar in qualche modo, quindi non viene preso sul serio, non viene Esatto. preso come un problema oggettivo, ma come una percezione, punto e basta. Quindi è ora, insomma, che i dati vengano resi, insomma, accessibili, perché poi c'è anche quello, magari uno dice, vabbè, ma ci sono i dati che lo dicono, però dobbiamo dare per scontato che non tutte le persone hanno la possibilità, ma anche magari le capacità di interpretare questi dati correttamente. Quindi il Esatto. lavoro che fai è fondamentale, assolutamente. Grazie. No, su questo se posso 2 cose. Dicevi del dato che è importante. Io ci pensavo veramente ieri, no? Che a volte facciamo discorsi sui massimi sistemi, proviamo magari a ragionare su delle cose molto importanti che possono essere appunto le tematiche di genere con le persone, ma poi ti accorgi che il dato è potente. Nel momento in cui tu metti un dato sul piatto, sul tavolo della discussione, il dato essendo oggettivo è potente perché non lo hai creato tu, non è la tua opinione, è un dato che viene fuori da un'indagine, quindi assolutamente sì. E poi anche sulla seconda cosa hai perfettamente ragione, non solo i dati non sono accessibili, ma anche i risultati delle ricerche scientifiche. Io a un certo punto mi sono detta, io ho scritto penso 100 lavori scientifici, ma chi li ha letti i miei lavori scientifici? Delle persone, diciamo, comuni che stanno attorno a me, l'avranno letti i miei colleghi di demografia. Allora mi sono detta, perché non andare a raccontare agli altri che in un mio lavoro magari ho trovato che l'uso della tecnologia si lega ai flussi migratori, oppure che alcune variabili si legano al debutto sessuale dei giovani. E quindi quello che mi ha mosso è veramente questo, un po' raccontare le mie ricerche o anche un mettersi al servizio, ecco, Brava, brava. restituire un pochino quello che io faccio in università alla collettività. Brava. E a proposito appunto delle tue ricerche, adesso qua mi dai il gancio perché una cosa di cui ti avevo detto, insomma, secondo me bisognerebbe parlare di più sono anche i metodi e il modo in cui si fa ricerca, perché magari io che vengo dall'ambito chimico sono abituata ad un modo di fare ricerca che è strutturato in una certa maniera, ad certi protocolli, certi strumenti anche per fare la ricerca, ma che strumenti usa la demografa che è in te, che fa ricerca, che tipo di protocolli ci sono, quali sono gli step che tu segui quando devi fare una ricerca, quando devi mettere in piedi una ricerca?
Allora, ti dirò che sicuramente la differenza fondamentale è che chi fa le scienze dure, diciamo la biologia, la chimica, va in laboratorio, va sul campo. Noi prevalentemente lavoriamo davanti a un PC perché facciamo analisi dati, ma ci può capitare anche di fare un lavoro sul campo. Per esempio, io ho coordinato delle ricerche sul campo, proprio ho formato i rilevatori, siamo andati in giro a fare le interviste, quindi anche quella parte di lavoro, diciamo, più preliminare, ecco, è una parte interessante. Diciamo, il mio lavoro si svolge in questo modo. Una volta individuata un'idea di ricerca, che poi se vuoi ti dico un po' come nascono le idee di ricerca, che anche Certamente. quella è una cosa che magari non funziona uguale in tutti i settori, oppure magari è una mia peculiarità, ma ti racconto un po' come nascono Sì. le idee. Ma per quanto riguarda il metodo, sostanzialmente, quando hai un'idea di ricerca, un'ipotesi da verificare, per prima cosa devi individuare un dataset che abbia le variabili che ti consentono di studiare quel fenomeno e di verificare quelle che sono le tue ipotesi, e poi si procede. Gli step sono abbastanza standard: si fa una prima esplorazione di questo dataset, la pulizia, poi si creano le variabili che ti servono perché non possono essere utilizzate così come sono nel dataset, nei modelli. Si sceglie il modello più appropriato. Ovviamente noi facciamo prevalentemente analisi multivariate, quindi utilizziamo modelli di regressione, ma non solo, per studiare l'associazione, la relazione o il nesso causale, cosa molto più difficile da individuare tra le variabili. E poi si procede con, appunto, far girare questi modelli in termine tecnico e andare a guardare gli output per vedere cosa si può sistemare, correggere, cosa esce fuori. Quando hai dei risultati, solitamente purtroppo anche nel nostro settore c'è la tendenza a presentare solo i risultati validi, Certo. mentre adesso per tutto un pilone, penso che lo saprei benissimo, diciamo, nel quale si dice che bisogna presentare anche i risultati non validi, perché anche quello è un risultato. Cioè, se in alcuni paesi c'è una relazione tra due fenomeni, tra due variabili, e in Italia non c'è, anche quello è un risultato. In Italia quella relazione non c'è. Però la tendenza è un po' quella di mostrare i risultati, ovviamente, che ti danno un aggancio rispetto alla letteratura. E poi, una volta che hai dei risultati, inizi a costruire il paper. Ecco, la costruzione del paper scientifico, come ti dicevo, è abbastanza complessa perché intanto devi fare tutta la review della letteratura. Questo credo che sia comune a tutti gli ambiti, in cui devi dire quelli prima di te cosa hanno fatto, cosa c'è di innovativo nel tuo lavoro, che contributo stai dando, le differenze rispetto agli altri lavori che sono stati già pubblicati. Ti devi agganciare, soprattutto trattandosi di fenomeni sociali, anche alla realtà. Quindi, ad esempio, io ho fatto dei lavori sui richiedenti asilo e rifugiati. Non potevo non agganciarmi anche alle questioni giuridiche rispetto a questo tema. Quindi devi fare sempre anche una ricerca che talvolta appunto è sul diritto, altre volte sulla storia. Cioè, se fai un'analisi, un'evoluzione storica delle convivenze in Italia, non si può prescindere dall'andare ad analizzare anche alcuni altri fattori che sono appunto dati storici, ma anche la secolarizzazione, per dirti, che incide molto. Quindi c'è tutta questa fase di costruzione preliminare del paper che è abbastanza lunga e complessa. Una volta che hai il paper, lo sottometti. E lì di solito veramente lo si presenta un po' in giro, come succede in tutti gli ambiti, lo si presenta un po' in giro ai convegni, lo si discute, lo si fa girare in preprint. E poi, una volta sottomesso, io non so i tempi medi nei vostri settori, ma nel nostro settore sono veramente biblici. Non so Sì. se anche da voi. Ma io mi occupavo di chimica farmaceutica, quindi prima di, insomma, erano molto lunghi in quel settore lì in particolare, ecco, quindi Anche momenti. nel Sono molto lunghi, ti faccio un esempio. Io lunedì scorso ho ricevuto la comunicazione, finalmente un lavoro accettato. Dopo, però, allora l'avevo sottomesso a ottobre 2019, quindi è passato sostanzialmente un anno e mezzo. Ovviamente in mezzo con tutti i round di revisione, perché la ricerca scientifica, come in tutti gli altri ambiti, è basata sulla peer review, e quindi sicuramente un processo abbastanza macchinoso. Ma mi fa piacere che tu me l'abbia chiesto, perché talvolta, sai, c'è la percezione che pubblicando le cose veloci sul blog anche la ricerca scientifica Sì. sia veloce. In modo, invece, magari a fare un post ci metto un paio d'ore, il tempo di raccogliere i dati, sistemarli.
a volte qualcosina in più. Invece per fare un paper c'è tutto il lavoro preliminare dietro, poi la scrittura che già di per sé dura tutto questo 6 mesi e poi un anno e mezzo di lavoro per pubblicarlo. Quindi sicuramente c'è una differenza tra divulgazione e ricerca scientifica vera e propria. Sì, poi c'è da dire che insomma la divulgazione è qualcosa che tiene conto di tanti risultati, tanto materiale raccolto magari nel corso del tempo, cioè fa un po' lo stato dell'arte in maniera più superficiale, e la ricerca, se cioè deve andare a fondo di un argomento in particolare, deve esplorarlo e tirar fuori tutto quello che può. Quindi insomma c'è proprio anche un livello di focus molto diverso. Però sì, effettivamente i tempi sono estremamente, estremamente diversi. E mi viene anche da dire che spesso mi è capitato di sentire persone che dicono: vabbè, ma tanto se scrivi cose su ricerche che fai al computer, chissà quanto ci vorrà. In realtà questo assolutamente no, non è vero, perché c'è sempre l'idea che le cose astratte siano più veloci. In realtà no, No, assolutamente, no, l'immagine non lo è. assolutamente. Poi è la peer review che è lunga, lo abbiamo detto, insomma, perché si prendono tanti mesi per risponderti, poi ci sono tutti i commenti, ecco. E quello è un elemento che, ad esempio, nella divulgazione manca. Al limite c'è il commento sotto al post, però non c'è il giudizio tra pari, e invece Esatto. qui nella ricerca, che poi è quello che alla fine, sì, per quanto sia macchinoso, ma assicura in qualche modo anche una qualità della ricerca, scientifica. Esattamente. E a proposito quindi di argomenti di ricerca di cui ti occupi, io dai tuoi post ovviamente ho intuito quali sono gli argomenti principali, però raccontaci anche tu quali sono le tematiche su cui ti focalizzi maggiormente nella tua ricerca. Allora, attualmente mi sto occupando, allora ti parto dal dire che io mi sono occupata di tantissime cose, ormai sono quasi 20 anni che da quando ho iniziato il dottorato nel 2002, quindi fai conto fra il dottorato e tutto il resto, sono quasi 20 anni che, per cui i temi li ho attraversati un po' tutti, anche se ci sono un po' di temi che sono rimasti sempre lì. Uno tra questi è quello delle migrazioni. Ora, sotto il termine migrazione è un cappello enorme sotto il quale ci sono 1 miliardo di cose, per esempio. Io in merito all'emigrazione ho analizzato questioni economiche, ad esempio la partecipazione femminile delle donne straniere al mercato del lavoro, oppure ho lavorato sulle rimesse, ma ho lavorato anche su altre questioni, ad esempio l'abortività delle straniere, la fecondità delle donne straniere, quindi tanti temi sotto questo macro, questo cappello grande delle migrazioni. Ultimamente mi sto occupando anche molto di sessualità, perché ho partecipato a un'indagine molto bella che si chiama Selfie, che ha coinvolto tanti atenei italiani e ho coordinato per la Calabria, e abbiamo questa banca dati che poi è direttamente confrontabile anche con una ricerca condotta 17 anni prima, quindi sto lavorando su questi temi. Ho scritto già un lavoro sulle correlate della verginità dei giovani e adesso sto lavorando anche su altre cose. È un filone, anche questo nuovo, che mi piace molto, che ha anche a che fare un po' con il discorso, poi dopo se ci arriveremo, dei gender roles o anche dei, diciamo, dei role models, con entrambe le cose, e quello della trasmissione intergenerazionale. Cioè, avevo letto un po' di cose sul fatto che tutti i fenomeni, gli atteggiamenti, i comportamenti hanno una forte trasmissione intergenerazionale dai genitori ai figli. Allora ho iniziato a lavorare su questo filone e adesso ho già concluso un lavoro che è questo, appunto, del quale ho ricevuto adesso l'accettazione, che misura la trasmissione generazionale del lavoro femminile. Quindi è una cosa, dopo se vuoi ti parlo un pochino anche dei role models. E adesso sto lavorando su un altro tema, sempre nel filone trasmissione intergenerazionale, che ha sempre questa componente della dimensione di genere. Ecco, questo me lo dicevi tu, come entra il genere in tutto questo? Beh, ti dirò che è stata sempre una mia, diciamo, propensione quella a fare sempre analisi distinte per genere, cioè mi interessa proprio la differenza di genere nella manifestazione dei fenomeni. Diciamo che per un demografo, una demografa è abbastanza normale, perché la prima cosa che spiego quando entro in aula è
dico ai ragazzi, qualunque cosa vi spiegherò, tenete conto che sarà differenziale per genere e per età. Quindi le due variabili fondamentali negli studi demografici sono il genere e l'età. E quindi questa è la prima cosa, una propensione proprio mia. Poi ti devo dire che ho consolidato anche un po' questo discorso della prospettiva di genere per l'esperienza che ho avuto all'interno del centro di Women Studies, che è questo centro interdisciplinare nell'Università della Calabria. Io sono stata nominata delegata lì nel 2010. In questo percorso, siccome lì si fa tanta ricerca, formazione anche rispetto a questi temi, mi si è anche aperto un mondo rispetto alle questioni di genere, quindi ancora di più quella che era una propensione individuale è diventata poi una, diciamo, proprio la mia lente privilegiata. Io dico sempre che io analizzo i fenomeni con la lente privilegiata del genere, cioè guardo sempre le differenze di genere. Ottimo, sì, infatti esatto, è una cosa che insomma, si può immaginare perché quando si leggono i dati su statistiche riguardanti la popolazione, queste due variabili ci sono sempre. Da una parte, insomma, ti aiutano a schematizzare meglio quelli che sono i risultati raccolti, dall'altra parte, insomma, potrebbe anche diventare una, come posso dire, una base di partenza per trovare ancora nuovi parametri, quindi insomma Sì. il discorso del genere è sempre più fluido, mi viene da dire, quindi si potrebbe anche evolvere. E proprio perché tu ti occupi appunto anche di, come dicevi prima, di tematiche legate al genere e di rilevazione anche magari di dati sugli stereotipi, quali sono le categorie, diciamo, di dati che hai trovato più interessanti? Tu sai che noi ci occupiamo appunto del rapporto donne-scienza, in particolare appunto nella scienza, perché è un argomento che ci interessa molto, dove ancora c'è tanto da fare. Però mi viene da dire che poi gli stereotipi di fatto sono gli stessi che ci si porta dietro in tutti gli ambiti al di là della scienza. Però quali sono i set di dati che hai trovato più interessanti proprio nel discorso della gender gap, mettiamola così, non tanto genere e scienza, ma gender gap in generale? Guarda, diciamo che il gender gap l'ho analizzato con riferimento a tanti aspetti, no? Che c'è tutto quello del mercato del lavoro. Infatti, tu hai pubblicato anche una cosina che avevo pubblicato sul blog. Ultimamente mi sono molto concentrata anch'io sul discorso di donne e STEM perché ho partecipato a una serie di iniziative che sono da un lato il progetto Plotina, nel quale mi ha coinvolto un collega. E devo dire, abbiamo avuto un buon riscontro anche con questo lavoro che abbiamo fatto nell'ambito di questo progetto e un po' anche nell'ambito del programma nazionale Lauree Scientifiche. Nel quale io faccio sempre poi attività di formazione nelle scuole, nonché partecipo a tutti gli eventi correlati. Noi organizziamo anche in università ogni anno la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza e ogni anno mi chiamano per andare a raccontare i dati. Vi dirò dunque che negli anni ho un po' consolidato anche questi dati, questa raccolta dati sulle varie ricerche relative al perché le ragazze a un certo punto decidono di non essere portate per le discipline scientifiche, che è un filone sul quale vorrò poi in futuro approfondire anche con qualche indagine con microdati, insomma con dati non aggregati come questi che ho raccolto, ma con dati individuali che potrò analizzare io. E sono venute fuori una serie di cose molto interessanti, in particolare delle differenze in termini di età tra le ragazze. Allora, ci sono queste due ricerche, una condotta dal Boston Institute nel 2018 e l'altra invece dalla London School of Economics finanziata da Microsoft, che sostanzialmente analizzano quando e perché nelle ragazze, insomma, che hanno intervistato, l'idea di essere brave nelle discipline scientifiche cambia e vengono fuori una serie di cose veramente interessanti perché, per esempio, nello studio della London School of Economics, loro si concentrano sulle ragazze dagli 11 ai 30 anni. E quello che viene fuori, hanno analizzato 10.500 ragazze in 12 paesi, quindi c'è un bel sample anche per l'Italia. Quello che viene fuori è che attorno agli 11 anni, quindi all'inizio di questa osservazione, le ragazze non hanno una propensione diversa da quella dei ragazzi verso le discipline scientifiche, anzi si sentono brave, portate anche loro, e vorrebbero proseguire anche in quel campo.
Ti dirò di più che l'Italia è addirittura terza in questa graduatoria dei 12 paesi europei per propensione delle ragazze a entrare nel mondo scientifico, quindi a intraprendere una carriera di studio scientifica. Cosa succede poi? Che col trascorrere degli anni, attorno ai 17, quindi poco prima della scelta universitaria, le ragazze cambiano idea. Allora lì bisognerebbe, ecco perché mi piacerebbe tanto fare una ricerca sul campo, per capire perché cambiano idea, anche se poi gli studi, altri studi scientifici ci danno qualche input, qualche idea che potrebbe farci comprendere le ragioni di questo cambiamento. Intanto iniziano ad interiorizzare gli stereotipi. Gli uomini sono più bravi nelle scienze, io non potrò riuscire come un uomo nelle discipline scientifiche, quindi sappiamo benissimo che gli stereotipi noi li interiorizziamo e poi li utilizziamo come lenti normali con cui vediamo la realtà, quindi finiscono per autoconvincersi di non essere brave. E poi un elemento veramente importante che è emerso da tutte quelle ricerche, anche dall'altra della Boston di cui ti parlavo, è il ruolo delle famiglie e degli insegnanti delle scuole superiori. Da un lato, per quanto riguarda il ruolo degli insegnanti, quello che viene fuori è che molto spesso le ragazze non sono state sufficientemente sostenute, spinte nelle loro scelte. Infatti, c'è una percentuale che è veramente significativa, c'è un 33% di ragazze che ha intrapreso la carriera scientifica, ma dichiara di averlo fatto senza aver avuto il sostegno degli insegnanti, contro un 19% dei maschi. Quindi c'è veramente un gap, le ragazze si sentono non sostenute in queste scelte. L'altro elemento veramente importante è quello delle famiglie, perché le famiglie, come pensai, molto spesso hanno un'ingerenza nella scelta, o ci provano, ecco, ci provano ad avere un'ingerenza nella scelta degli studi universitari dei propri figli. Allora, nei confronti delle ragazze viene attuata questa strategia di scoraggiamento ad impegnarsi verso discipline, aree e professioni che vengono ritenute inconciliabili con poi la figura materna, il ruolo familiare, eccetera, eccetera. Quindi, siccome questi ambienti sono oggettivamente più maschili, siccome si sa che c'è una difficoltà oggettiva delle donne nel far carriera, e negli ambienti maschili poi, diciamo, questi stereotipi sono ancora più Presente. radicato. Allora, l'idea è che le famiglie anche spingono a non impegnarsi in un lavoro che è molto impegnativo dal punto di vista orario, perché allora in alcuni settori tu lo sai, se bisogna andare in laboratorio, bisogna andare in laboratorio quelle tot ore. Allora, probabilmente il ruolo deterrente delle famiglie di freno è: ma sei sicura di voler fare questa scelta? E se poi ti devi sposare, se poi devi fare dei figli, ma ci hai pensato bene? E quindi cercano di spingere, per cui le ragazze, fra lo stereotipo interiorizzato, fra questa pressione familiare, il mancato sostegno da parte degli insegnanti, tendono a lasciare andare quell'idea. Quindi, da che avevamo una terza posizione come Italia di ragazze che volevano fare scienza, ci ritroviamo poi invece ai 17 anni in coda a questa classifica. E come dico più e più volte, mentre sulle famiglie non abbiamo molto margine d'azione perché non riusciamo in qualche modo a raggiungerli, invece sugli insegnanti stiamo lavorando perché c'è il programma nazionale lauree scientifiche che è rivolto sia agli studenti e alle studentesse che anche ai docenti. Quindi li forma proprio a trasmettere la cultura scientifica, e peraltro c'è proprio un punto specifico nel quale si fa riferimento a questo discorso del gender gap e quindi di sostenere in particolare le ragazze che mostrano una propensione verso le discipline scientifiche. Tu che magari appunto hai avuto tanto a che fare con insegnanti, come ti sembra il loro approccio a questo tema? Cioè, ti sembrano ben disposti? Ti sembrano invece magari sorprese dal fatto che bisogna approfondire questo argomento? Cioè, come li vedi? Beh, dipende, ti dirò che non sempre, diciamo, abbiamo trovato una, non in tutte, non voglio generalizzare, poi non,
Ti dirò che finché non se ne inizia a parlare, non normalizziamo alcuni discorsi, e in questo entra poi anche il fatto, vedi, dei role models, di cui poi parleremo, tutto viene vissuto come una cosa strana, diversa, eccezionale. Noi dobbiamo veramente uscire da questa logica dell'eccezionalità, della solo le più brave devono entrare a fare le discipline scientifiche. Cioè, le ragazze devono poter fare gli studi scientifici al pari dei ragazzi, seguendo esclusivamente le proprie inclinazioni. Se noi continuiamo a rimanere in quest'ottica di spingere solo le più brave perché tanto il mondo scientifico è difficile, ma la più brava tra le ragazze si ritroverà in mezzo anche a una mediocrità anche di ragazzi, voglio dire, se Certo, spingiamo certo. solo. Quindi dobbiamo rompere queste logiche, a furia di parlarne anche negli incontri che stiamo facendo. Ti dirò che il programma laurea scientifiche dura più anni, quindi abbiamo docenti che per più anni hanno frequentato i corsi e di anno in anno vedi veramente il cambiamento nel loro modo di approcciarsi a come. Partiamo dal presupposto che tanti sono già bravi, non voglio dire che, Sì. però già insegnare loro come trasmettere la passione per le discipline scientifiche. O anche, ad esempio, nel mio caso, io faccio dei laboratori di demografia, che magari consentono loro di avvicinare i ragazzi a delle tematiche che altrimenti sembrerebbero molto distanti: numeri, calcoli, formule, metodi. Invece, quando lo vedi applicato nel concreto, probabilmente c'è, diciamo, una maggiore propensione. E poi anche un'altra cosa, avere un insegnante donna o uomo conta, anche quello conta. Rientra nel discorso che ti dicevo prima dei role models. Ecco, io sui role models continuo a insistere costantemente per una serie di ragioni. Intanto perché veramente mi sono resa conto anche dalle attività che faccio di formazione nelle scuole, nel PLS, che c'è un riscontro. Cioè, a me è capitato di andare a fare l'orientamento nelle scuole. Quando i ragazzi e le ragazze vengono in aula il primo giorno, io chiedo sempre chi di voi ha partecipato prima di iscriversi, per avere anche un feedback, no? Anche se Certo. poi facciamo compilare anche un questionario. E mi capita spessissimo che le ragazze mi dicano: ah, io sì, io c'ero quando lei ha parlato al mio liceo, al mio istituto, io per questo ho deciso di iscrivermi. Grande. Quindi i role models servono, ma io ti dirò di più, sono sempre più convinta e lo sostengo che i role models non servono solo alle ragazze, servono anche ai ragazzi, proprio Assolutamente. per quel discorso di normalizzazione che purtroppo ancora manca, quel discorso di vedere le donne nella scienza solo come degli eventi eccezionali, diciamo delle donne eccezionali. Serve tantissimo anche ai ragazzi il role models affinché vedano la normalità delle cose, cioè che anche le donne possono fare questo tipo di discipline. Sui role models che servono anche per i maschi, se ho ancora un minuto, ti volevo tirar fuori un dato da una mia ricerca recente, che è quella proprio accettata lunedì scorso, sulla trasmissione intergenerazionale. Ora non ha a che fare con STEM, ha a che fare con mercato del lavoro. Però ti do un dato che viene fuori da questa ricerca che secondo me ci fa capire veramente come i role models servano sia per le donne che per gli uomini. Quindi io più role models femminili per tutti, più normalizzazione del lavoro femminile per tutti, più normalizzazione delle donne nelle scienze, perché serve a tutti. Allora, in questo lavoro io cosa vado a misurare? Lo dico in maniera, diciamo, molto semplice. Se l'aver avuto una madre che lavorava è associato con una maggiore probabilità della donna di lavorare, quindi sostanzialmente si va a misurare la trasmissione intergenerazionale del commitment nel lavoro, cioè se tua madre lavorava tu sei più propensa a lavorare. Fin qui ce lo attendiamo, perché sappiamo benissimo che le assorbiamo, no, per la socializzazione, diciamo, l'imparare dall'esempio, assorbiamo dalle madri e dunque replichiamo in qualche modo quello che loro fanno. Ma il dato interessante è che, siccome l'ho misurato anche sugli uomini, se hai avuto una madre che lavorava, tu, figlio maschio, sei più propenso ad avere una moglie che lavora. Ah, E questo certo. perché avviene? Intanto per un meccanismo,
Ovviamente c'è tutta una sorta di mating quando due persone decidono di mettersi assieme, però c'è da un lato un discorso di socializzazione, cioè io figlio maschio mi sono socializzato a una visione della donna che lavora, che concilia, che fa delle cose fuori casa e fa delle cose in casa, per cui è assolutamente normale. E in più c'è anche un discorso di stratificazione di competenze, cioè io acquisisco skills, acquisisco competenze quando ho una madre che lavora, allora probabilmente queste skills e competenze riesco anche a replicarle nella mia riunione. E questo è un esempio piccolo ma significativo del fatto che se noi abbiamo più role models femminili, anche gli uomini ne risentono positivamente perché escono da questa logica dell'eccezionalità, della cosa che sembra strana e non normale, e iniziamo a normalizzare la presenza delle donne in tutti gli ambiti. Assolutamente, bellissima questa cosa. Diciamo che sono quelle tipiche cose che a livello esperienziale ti puoi aspettare perché magari le hai vissute tu e quindi dici, ma sì, potrebbe essere così, però poi quando le vedi scritte nero su bianco con dei dati e qualcosa che ti attesta che è veramente così, fa veramente ancora più piacere, è veramente Guarda, oh, bellissimo. sulle esperienze, allora ti devo dire assolutamente poi come mi vengono le idee di ricerca, perché Dai, dai, hai assolutamente. colto nel segno. Perché in realtà prima ti accennavo come nasce un'idea di ricerca. Beh, io ho autoclassificato i miei lavori secondo tre, diciamo, modalità di nascita dell'idea. Da un lato ci sono i lavori che nascono leggendo dell'altra letteratura. Allora, siccome io sono una lettrice veramente di roba di demografia, non hai idea, io sul comodino ho perché mi piace tantissimo. Allora, leggendo magari noti un dato, una tabella, una variabile, ti viene in mente di poter approfondire quell'aspetto oppure di poter andare a misurare quella cosa che si è riscontrata in Germania anche per l'Italia. Questa è una modalità. Poi Ok. c'è la seconda, che invece è un po' più data-driven, dico io. Allora, mentre sono lì che smanetto con i dati, creo un po' di varia. Questo mi è successo davvero, adesso ti dico proprio il lavoro qual è. Sì. Mentre ero lì che smanettavo con i dati, a un certo punto ho costruito delle variabili e mi sono detta, ma guarda questa variabile, se chissà si associa anche a quella. Ma sai che... E provo una cosa che viene fuori bene, e allora decido di cercare un po' di letteratura e scrivere un paper. Questo mi è successo mentre stavo lavorando su un altro, il secondo lavoro sulla trasmissione intergenerazionale, sempre differenze uomini-donne, e Ok. sempre fuori questa cosa che se tu sei cresciuto in una famiglia dove la madre ha un titolo di studio più elevato del padre, che non erano tanto, tanto usuali prima, lo sono adesso perché abbiamo una maggiore diffusione dell'education femminile, allora sei più propenso a stare in una coppia che ha questo stesso setting, lei con titolo di studio più elevato di lui, sia che tu sia donna, sia che tu sia uomo. Ah, Che ecco. Ok. anche questo è un filone, vedi, che ti dimostra l'importanza dei role models anche per gli uomini. Lì, mentre stavo smanettando un pochino con i dati, mi sono resa conto che c'erano delle variabili legate tra loro, cioè andare a vedere se si trattava di prime o seconde nozze e quanto con le seconde nozze cambiava l'assortative mating. In sostanza, nelle prime nozze le persone tendono a scegliere con i primi partner persone molto vicine a loro, quindi c'è molta omogamia d'età, di titolo di studio, non so, di una serie di variabili, mentre con le seconde nozze c'è meno omogamia, ma più tendenza ad avere dei partner un po' dissimili da noi. Ok, abbiamo capito quello che non ci piace, andiamo a cercare qualcosa di diverso. E poi il terzo filone, che era esattamente quello che dicevi tu prima, no? Che un po' fa, diciamo, io ho pubblicato un po' di giorni fa sul mio profilo privato un meme che diceva: le mie idee di ricerca escono fuori elaborando dati, leggendo oppure guardando fuori gli scoiattoli sugli alberi. Ecco, non proprio gli scoiattoli, però ti devo dire che un sacco di idee mi vengono guardando la realtà, esattamente come dicevi tu, e provando a immaginare se quell'evento che io sto vedendo in quel momento, relativo a una cosa, a una persona, a degli amici, non so, un gruppo di persone, una popolazione più piccola, può considerarsi un qualcosa di più grande, quindi un fenomeno demografico. E da lì mi vengono le idee, guardandomi attorno, quindi assolutamente come dicevi tu, dall'osservare quello, ma talvolta anche dalle mie esperienze personali, ti dirò, che mi Questa è la chiedo. cosa principale, quella direi che è proprio è una botte da cui attingere che è sempre piena, secondo me. Quindi. Sicuramente.
Assolutamente. E a proposito di osservare fenomeni, osservare quello che avviene nella realtà, visto che in questo periodo particolarissimo e anche, mi viene da dire, molto difficile, insomma, chi più, chi meno, tutti stanno incontrando delle difficoltà a livello relazionale, a livello lavorativo, a livello sociale in generale, però ci sono tanti dati che ci dicono che effettivamente la pandemia ha avuto un effetto abbastanza importante, soprattutto a livello lavorativo e soprattutto in particolare per le donne. Sono circolati un po' di dati su questo fenomeno, insomma, percentuali diverse che poi sono state smentite e riprese. Tu, da demografa, che cosa hai osservato in questa situazione? Allora, innanzitutto quello che ti posso dire è che la pandemia non ha stravolto gli equilibri, ha sostanzialmente consolidato delle diseguaglianze che c'erano già prima, perché non è che l'abbiamo scoperto adesso che le donne hanno il maggior carico di cura familiare, domestico, che c'è uno squilibrio marcatissimo, in particolare nel nostro paese, tra il lavoro domestico e familiare degli uomini e quello delle donne. Così come non abbiamo scoperto oggi che le donne lavorano soprattutto con forme di lavoro che sono i contratti a tempo, i contratti part-time o tante altre forme che sono quelle poi più suscettibili quando c'è una fase di crisi economica e dunque sono quelle parti più fragili del mercato del lavoro che possono essere in qualche modo eliminate, tagliate via. Ora, per quanto riguarda il discorso delle difficoltà legate alla pandemia, io credo che veramente sia esploso un bubbone, perché di fatto, allora, nel nostro paese noi non abbiamo un welfare state efficiente per quanto riguarda le famiglie, per quanto riguarda la conciliazione lavoro-famiglia. Non c'è un vero e proprio sostegno alle donne, non c'è mai stato. E ci sono grosse anche differenze regionali. Io che vivo in Calabria posso dirti che è la regione che ha la più bassa infrastrutturazione in termini di servizi per l'infanzia, quindi è veramente un terno all'otto trovare un nido o comunque un servizio dove poter lasciare i figli. Magari la situazione è un po' diversa in Emilia-Romagna, però al netto delle differenze, l'Italia è uno dei paesi europei che spende meno per le politiche sociali, per le famiglie e per le donne, e i risultati sono appunto questi: servizi inesistenti, un welfare state inesistente. Di fatto il nostro welfare state è stato sempre un welfare state familistico, cioè basato sull'attività volontaristica delle famiglie, e all'interno delle famiglie il carico è stato sempre sulle spalle delle donne. Ora, cos'è successo? Che con la pandemia, intanto ci si è ritrovati nello stesso spazio, quindi spesso i figli in dad, le mamme a lavorare da casa, e assolutamente io quando ieri ho sentito l'affermazione della ministra che diceva ma tanto da casa si riesce, io che pensavo alla mia esperienza in questo ultimo anno e ricordavo, perché il personale anche politico, ricordavo le mie call e le mie conferenze mentre di là succedeva la terza guerra mondiale, mi sono detta ma veramente non hanno idea di che cosa stiamo dicendo. Perché ti assicuro che lavorare in queste condizioni intanto è pesantissimo, perché non c'è una suddivisione degli spazi, non c'è soluzione di continuità negli orari, c'è una sovrapposizione di funzioni, perché spesso la madre o anche il padre, diciamo, ma più frequentemente la madre si deve sostituire, deve coadiuvare, deve sostenere, eccetera. E poi un altro elemento importante, abbiamo completamente perso la possibilità di esternalizzare alcuni servizi. Cioè, ti dirò banalmente, la babysitter che 2 ore a settimana ti guardava i figli, ti teneva i figli perché dovevi fare la cosa importante. Adesso con la pandemia abbiamo perso anche questo. Considera che tutto il sistema si reggeva sul lavoro volontaristico spesso dei nonni, che sono i primi babysitter d'Italia, e che ora proprio per la pandemia sono venuti meno. Quindi ci siamo ritrovate non solo con un carico di lavoro molto più marcato, perché chiaramente anche la situazione porta a far aumentare, il carico di lavoro non è diminuito, è aumentato, perché tutte le cose sono diventate più lunghe, più time consuming, fare gli esami. Io prima li facevo in 2 ore, uno scritto, adesso fatto a turni ci vuole una settimana, giusto per farti un Esatto. esempio. E
E in più, appunto, il tempo sono aumentati i carichi, non c'è soluzione di continuità tra lavoro familiare e lavoro domestico, non possiamo esternalizzare, quindi capirai che le donne sono le prime vittime di questa pandemia. Infatti, leggevo l'altro giorno dei dati pubblicati, allora c'è un articolo che è uscito sulla Voce e una delle coautrici, una mia collega, si chiama Maria De Paola, quindi se qualcuno lo vuole recuperare è un lavoro molto bello che anticipa poi un lavoro di ricerca, e loro analizzano questi dati del che misuravano, diciamo, la percezione di uomini e donne rispetto alla pandemia. Ora, un dato che mi è rimasto veramente impresso è che mentre tanti uomini dichiaravano io continuerei anche a lavorare così come sto in smart working, la percentuale tra le donne era molto più bassa. E poi quando si chiedevano le motivazioni, tantissime dicevano quello che ti sto dicendo io, non c'è un confine netto tra il lavoro privato e il lavoro, diciamo, invece fuori da casa, il lavoro vero e proprio. C'è una difficoltà anche nel concentrarsi, cioè, immagina il lavoro di ricerca, se vuoi poi ne parliamo, della produttività scientifica è difficilissimo, no? E quindi le donne sono andate proprio in una sorta di burnout in questa situazione, cioè i dati dell'INAIL dicono questo. Poi è vero, molti dicono, ma anche gli uomini hanno aumentato il tempo in casa. Non è tanto il tempo in casa, è anche come il lavoro familiare è distribuito, perché attenzione, sotto il cappello lavoro familiare lì rientra il lavoro domestico, rientra la cura dei figli sotto i 13 anni, questa è la definizione Istat, rientra l'acquisto di beni e servizi e rientrano delle altre attività minori. Quindi bisogna andare a leggere i dati sull'uso del tempo e capire dove è aumentato questo tempo degli uomini, perché in realtà se io prendo i dati delle ultime indagini c'era una differenza enorme tra il tempo dedicato dalle donne e dagli uomini alle attività più pesanti all'interno di questo cappello, diciamo, delle attività familiari, che sono chiaramente le attività di lavoro domestico. Poi le attività ludiche con i figli, anche quelle rientrano nel lavoro familiare, ma sicuramente sono un pochino più piacevoli diciamo, dei lavori domestici. Quindi, anche se anche per gli uomini è aumentato un po' il tempo, è aumentato il tempo all'interno della famiglia, è aumentato anche il tempo dedicato al lavoro familiare, intanto non sulle stesse attività, e comunque resta un grande gap di genere. Quindi, tutte le difficoltà che c'erano già prima con questa pandemia e con questa crisi sono esplose in maniera enorme. Le donne, come sempre, ne pagano lo scotto perché sono sostanzialmente la colonna sulla quale si regge, tutto il nostro sistema di welfare e la nostra società. Certo, e si dà per scontato che sia così e che sarà così. Poi adesso abbiamo visto, insomma, qualche intenzione, almeno discorsiva, di cercare di cambiare le cose. Insomma, anche Draghi nel suo discorso di qualche settimana fa aveva proprio dichiarato le intenzioni di muovere qualcosa nei confronti per colmare questo gap e aumentare un po' le misure del welfare. Vediamo se terrà fede a questa intenzione, ce lo auguriamo. Ti volevo chiedere una cosa, che esula un pochino dal discorso, diciamo, donne, genere, perché ho sempre avuto un po' questo pallino che poi avevo chiesto anche ad altre persone che si occupano di lavorare con i dati, perché, di fatto, c'è, cioè, chi raccoglie dati, quindi chi, pensa a delle strategie per raccogliere dati, che possono essere dei questionari, delle interviste, qualsiasi tipo di cose. Mi viene da dire che, cioè, già il modo in cui tu ti poni per raccogliere quei dati, cioè come progetti l'intervista, il questionario, quello che è, cioè già presuppone che tu culturalmente magari possa influenzare Assolutamente. la risposta. E tu, insomma, hai visto un'evoluzione in queste modalità di raccolta dati dal punto di vista culturale proprio? Hai visto qualche Allora, cambiamento? ti dirò che sembra che io e te questa cosa l'abbiamo concordata, perché come potrà testimoniare qualcuno dei miei studenti o studentesse che è collegato, questa lezione sui questionari l'ho fatta mercoledì No, e venerdì scorso, è veramente una cosa. So che non lo sapevi, infatti te lo dico perché. Allora, ti dirò che ovviamente noi quando utilizziamo, io personalmente utilizzo sempre fonti, dati che mi garantiscono una certa scientificità, e quando parlo di scientificità parlo dalla fase progettuale, che ovviamente deve essere definita in maniera chiara, alle modalità di raccolta, fino alle modalità poi di classificazione e
inserimento dei dati e dunque cerco di utilizzare banche dati che siano affidabili. Se poi invece naturalmente ti rivolgi anche a non a enti o associazioni che fanno statistica o che diciamo raccolgono dati amministrativi, per fini amministrativi, ma in maniera scientifica, è chiaro che la scientificità del dato potrebbe risentirne. Sul discorso del come porsi è fondamentale perché anche il modo in cui vengono poste le domande può influenzare la risposta. E facevo due esempi proprio l'altro giorno ai ragazzi, che questo è tratto veramente da. Uno è tratto proprio da indagini dell'Istat e l'altro invece da un filone di ricerche su cui ho lavorato. Allora, intanto, a mano che l'Istat, per esempio, è una produzione scientifica validissima, cioè veramente gli strumenti utilizzati dall'Istat sono il top, diciamo, è uno degli istituti statistici più importanti in Europa. Allora, lì sei sicura che abbiamo lavorato in maniera chiara. Ma mi ricordo questo particolare che nei primi censimenti di anni, anni, anni fa, ti dico, invece di chiedere l'anno di nascita, si chiedeva l'età. Allora, cosa veniva fuori? Per farti, ora non è il caso dei dati di oggi, però per farti capire come poi sbagliando si impara. Andando ad osservare queste serie storiche poi della distribuzione per età della popolazione, venivano fuori questi anomali addensamenti di frequenza in corrispondenza dell'età tonde, quelle con lo 0, un pochino meno quelle con 5, perché soprattutto nelle aree rurali, ma un po' in generale in un'Italia che allora era magari meno scolarizzata, meno urbanizzata, le persone o non avevano un'idea esatta della proprietà o magari la dichiaravano in maniera rotonda, ho 20 anni, che poi può essere quella fascia che va dai 20 ai 29. E quindi su questo vedi un istituto statistico serio, ora questo sembra una sciocchezza, però si fanno anche dei test prima, cioè nessuno parte nell'Istat, né nessuno di noi che fa indagini sul campo parte direttamente con la rilevazione. Si fa prima una fase di test nella quale si sottomette il questionario a un campione test per verificare se ci sono delle difficoltà nell'interpretazione delle domande, nel come sono poste, eccetera, eccetera. E poi un'altra cosa importantissima, questa la dico sempre, è che bisogna stare un pochino attenti quando le domande vanno a indagare non tanto un dato oggettivo, perché in quel caso il dato oggettivo è direttamente misurabile. Supponiamo che sia il peso, l'altezza, allora quello è oggettivo, una misura. E quando invece si vanno ad analizzare le opinioni, gli atteggiamenti, lì entrano in gioco tutti quelli che noi chiamiamo i response bias, che sono una serie di bias dettati proprio dalla volontà del rispondente. Alcuni sono involontari, altri volontari. Ad esempio, la desiderabilità sociale. Cos'è? Io mi voglio mostrare meglio di come sono. Allora, se mi chiedono in maniera diretta, tu sei razzista, ma io non lo dichiarerò mai che sono razzista. Io non lo dichiaro. Allora, la desiderabilità sociale determina un bias nelle stime. Per superare questo, comunque, esistono delle tecniche, tante tecniche, da quelle più semplici, che sono le tecniche di controllo, che consistono nel porre la domanda magari prima in maniera diretta e poi nuovamente in maniera indiretta per vedere se c'è, e quello ti consente anche di valutare l'affidabilità del campione. Ma ad esempio, io in un lavoro ho utilizzato con un collega che si occupa proprio di queste cose, risposte randomizzate, abbiamo utilizzato uno strumento che sono appunto queste risposte randomizzate che consentono al rispondente. La rispondente ti risponde a delle domande che noi poi mettiamo assieme con un calcolo delle probabilità per tirare fuori delle stime. E io lo dico sempre che è chiaro che la fotografia della realtà che viene fuori dalle statistiche non può essere proprio al 100% esattamente com'è. Lo discutevo anche oggi in un commento sotto a un mio post. Le medie che io mostro, la media di per sé nasconde tutta la variabilità di una distribuzione. Però comunque ci danno un'indicazione, gli indici, i tassi, le medie, così come i coefficienti di un modello di regressione. Esatto, infatti ti facevo questa domanda perché per esempio noi siamo moltissimo interessate a studiare il gender bias, quindi tutti i bias inconsci che vengono fuori magari dalle associazioni che facciamo tra genere e talento, competenze, eccetera, e spesso effettivamente mi sono chiesta, ma nel momento in cui tu vai a chiedere a qualcuno in maniera diretta che cosa pensa, no, del fatto che una donna possa essere una scienziata, che una donna
Chi è che ti viene a rispondere di no? Chi è che ti viene a dire no, assolutamente Esatto. non può essere? Quindi già quello è un limite. Però anche il modo in cui, come dicevi tu prima, se devi rilevare un atteggiamento, un'idea, un pensiero, così un'opinione, nel momento in cui fai una domanda posta in un certo modo, puoi ricevere una risposta. Se la poni in maniera diversa, magari la risposta è diversa. Esatto. Quindi questo secondo me è, cioè, una cosa che mi ha sempre terrorizzato, motivo per cui io e i test siamo una cosa proprio agli antipodi, però mi ha sempre terrorizzato nel dire, ma se non pongo la domanda in maniera corretta, ricevo una risposta che magari non mi serve. Assolutamente Quindi, sì, lo dicevo proprio l'altro giorno agli studenti e alle studentesse, che è una cosa importantissima come vengono formulate le domande, ma guarda, anche proprio cioè, proprio il modo in cui è scritta, il fatto che abbia o non abbia delle secondarie, il modo in cui chiedi. In particolare, quando si indagano alcuni aspetti sensibili, minimo bisogna fare le domande o indirette utilizzando delle tecniche proiettive, si chiamano, nelle quali io sostanzialmente sto chiedendo la tua opinione, ma te la sto chiedendo in modo tale che tu in realtà proietti la tua opinione sulla società in generale. Allora, probabilmente da lì riesco ad avere un'idea. Più chiara. Oppure, come ti dicevo, esistono degli strumenti come le risposte randomizzate che consentono di tirar fuori una percentuale, una prevalenza rispetto a una risposta, tutelando la privacy del rispondente con domande estremamente sensibili. Cioè, noi l'abbiamo utilizzato su due tematiche, che erano una il mobbing, e quindi se tu fai la domanda diretta se hai subito vessazioni sul posto di lavoro, il lavoratore, soprattutto se l'indagine la fai tramite le aziende, cioè che l'azienda ti ha autorizzato ad andare lì, non ti risponde di sì, ti risponde no. Quando poi fai l'esperimento randomizzato, quindi con questo gioco, perché si usano delle carte, una cosa veramente particolare, e la persona si sente protetta nel rispondere perché non capisce neanche che sta rispondendo, cioè sa cosa sta rispondendo, ma non sa che poi noi utilizzeremo delle tecniche di calcolo delle probabilità per associare quello che abbiamo messo nel mazzo delle carte. Le percentuali erano un sacco più alte. Stessa cosa per l'abortività delle straniere. Alla domanda non abbiamo chiesto direttamente hai abortito perché sarebbe stata una domanda eccessivamente sensibile, ma nel questionario c'era se hai avuto una gravidanza indesiderata, che è una proxy perché questa gravidanza indesiderata potrebbe o non potrebbe poi terminare in un aborto volontario. Le percentuali erano molto basse. Con il gioco delle carte, con l'esperimento randomizzato, abbiamo ottenuto delle percentuali di prevalenza molto più alte. Quindi sicuramente le tecniche statistiche devono essere calibrate in base a quello che si vuole rilevare. Certo, sì, infatti. Guarda, questo è interessantissimo, veramente, non solamente a livello personale, perché avevo questo pallino, come ti ho detto, ma perché effettivamente, insomma, in un mondo come quello di adesso, dove di fatto sempre di più anche nella divulgazione, mi viene da dire, non solamente nella statistica, nella demografia, ma anche proprio nella divulgazione, lo strumento del questionario, del feedback, del ricevere comunque dei commenti su quello che stai facendo, è sempre più frequente, quindi anche sapere come porsi, come fare le domande nella maniera giusta è sicuramente utile proprio a livello Poi io personale. ti dirò che con l'occhio allenato vedo tanti di quei, perché mi capita di vedere un po' i questionari e mi rendo conto di tanti altri piccoli errori che se uno non ha fatto un po' di statistica sociale, quindi conosce come fare le rilevazioni, vengono fuori. Per esempio, utilizzare, non so, la stessa scala di risposta in maniera continua, lì l'altro bias che si ingenera è quello di avere barrata sempre la stessa casellina, oppure cambiare continuamente le scale di risposta. Ma ti dirò che è importante anche l'ordine in cui vengono poste le domande, Bravo. perché mi rendiamo conto del fatto che il livello di attenzione delle persone è una curva, no? E quindi bisogna tener conto anche dove porre le domande. Le prime devono essere leggere perché devono comunque ispirare la persona a voler rispondere, farla sentire a proprio agio. Il cuore della rilevazione, le domandone vanno al centro e alla fine qualcosa di leggero che non richieda grosso sforzo mnemonico. No doppi riferimenti, no richieste nelle quali chiedi alla persona di ricordarsi cosa faceva. Devono essere veramente calibrate bene. Che linguaggio va studiato in base. Ti vedo frizzata. Più adulte utilizzi lei è un linguaggio più formale, anche quello dispone o indispone la persona a rispondere, quindi è fondamentale, sì, assolutamente hai ragione.
Ottimo, perfetto, ottimo. Guarda, mi viene da dire che anche in questo caso ci vuole uno storytelling adeguato, cioè anche per costruire un questionario o comunque una strategia di rilevamento dei dati ci vuole anche lì una struttura da storytelling per Esatto. ingaggiare le persone, insomma, fare in modo che ti rispondano anche in maniera sincera, quindi anche questo è assolutamente importante. Guarda, noi Manuela siamo purtroppo arrivate alla fine del nostro tempo disponibile, infatti sì, Perché è abbiamo volato, è veramente volato. E io innanzitutto ti ringrazio perché ci hai dato delle informazioni molto, molto importanti, ma soprattutto che almeno a me hanno dato tantissime idee penso per andare a esplorare, a sono continuare e a cercare nuove ispirazioni perché sono come te, appunto. Quindi sento qualcosa e vado subito a cercare il modo brava per così capirlo. Però invito, sì, ci sta. Comunque la spinta da ricercatrice c'è ancora. E però invito quelli che ci stanno seguendo ad andare sul profilo di Manuela a leggersi i vari grazie. post in cui ha riportato appunto i dati in maniera molto chiara e anche molto accattivante, o meglio, catchy, come si dice adesso, perché insomma è un termine più frequente. E io spero invece noi, Manuela, che ci risentiremo ancora in futuro Assolutamente, perché quando vuoi. a parte che ho un sacco di altre domande domande da farti, ma vorrei strutturarle anche bene. Però mi piacerebbe appunto continuare questo discorso, questo dialogo sul tema sicuramente del gender gap in generale, ma anche del gender gap nella scienza. E spero insomma che ci sarà modo di collaborare ancora tra di noi. Anzi, lo do per Assolutamente, è un scontato, piacere. scusami, ma cioè, insomma, proprio lo do per scontato e spero Per che me è ti un possa. piacere e ti ringrazio. Bene, ottimo. Allora, grazie ancora e grazie anche ovviamente a chi ci ha seguito e ci daremo appuntamento alla prossima diretta che speriamo non sia fra così tanto tempo. Speriamo di ritrovarci molto presto sugli schermi. Grazie Grazie a ancora, te Nicole, Manuela. Grazie grazie a tutti quelli che hanno seguito. Grazie. ancora, a presto. Ciao. Ciao.